Ciao adorabili amici, oggi in realtà il deck è per quelli un pochino meno adorabili fra di voi. Stiamo parlando di Simic Flash, che gioca solo ed esclusivamente carte o istantaneo o creature con flash, con l'obiettivo di giocare sempre nel turno dell'avversario e di counterargli ogni sua mossa. La lista che vi porto oggi è pensata principalmente per il Best of One. Non è molto amato dai nuovi giocatori perché molto infame affrontarlo, però secondo me è uno di quei mazzi come Mono Blue che giocandolo ti aiuta a imparare un po' tutte le meccaniche di Magic. Ed è anche abbastanza budget, non proprio super budget come era Mono Blue, però non costa così tanto in termini di wildcards. Il deck è abbastanza simile a Mono Blue, si gioca il verde per due carte estremamente importanti. La prima è Nightpack Ambusher, un 4-4 a costo 4 con flash, che dà +1/+1 ai nostri altri lupi e lupi mannari. Super importante perché dice: alla fine della tua end step, se non hai castato magie questo turno, crea un token lupo 2-2. Allora, il concetto qual è? Giochiamo l'Ambusher alla fine del turno dell'avversario. Nel nostro turno possiamo attaccare o non attaccare, dipende ovviamente dalla situazione. Non giochiamo niente. Nella end metterà un token. Durante il turno dell'avversario countereremo o giocheremo altre creature con flash. Andiamo al nostro turno e di nuovo mettiamo Lupette, carta molto forte ed è anche molto forte giocare ad esempio doppio Ambusher perché ovviamente potenziamo tutta la board che diventa very very cicciona. L'altra carta che richiede verde è un altro drop a 4, sempre molto importante perché incarna la filosofia del deck, ovvero una creatura con flash che quando entra in gioco countera una spell dell'avversario. Altra creatura essenziale nel deck è il Brightborn Cutthroat, un 2-1 a costo 2 con flash, che dice ogni qualvolta lanciamo una magia nel turno dell'avversario, prende un segnalino +1/+1. E anche con questa carta è chiara la filosofia del deck. Nel nostro turno teniamo tutto il mana open del mondo e poi nel turno dell'avversario ci divertiamo. Il Brightborn diventa davvero davvero ciccione. Altra creatura con flash che giochiamo è un drop a 1, è lo Spectral Sailor, che è una buona giocata in early e in late possiamo utilizzare la sua abilità di mana sink per pescare una carta. Ultima creatura del deck è la Merfolk Trickster, carta che ormai conosciamo molto bene. In classico stile mono blu ci permette di interagire con le creature dell'avversario, magari impedendogli di attaccare o impedendogli di bloccare o togliendogli semplicemente l'abilità. Carta assolutamente solida, perfetta per questo deck. Come abbiamo visto, tutte le nostre creature hanno flash e tutto il resto sono istantanei. Abbiamo un bel pacchetto di counter, abbiamo Spell Pierce che giochiamo in 2x e Negate che ci aiutano a counterare magie non creature, in particolare Spell Pierce è ottimo per difendere ad esempio il Cutthroat da removal in early, abbiamo il 4x di Essence Scatter per counterare magie creature, il 2x di Syncopate e il 4x di Sinister Sabotage per counterare tutto il resto. Ultima carta del deck è il 2x di Unsummon, che è un altro piccolo trick che richiede solo un mana blu. Ci permette di rimbalzare in mano un eventuale bloccante o annullare l'attacco di un ciccione all'avversario. O ancora lo possiamo utilizzare per riprenderci in mano una nostra creatura per salvarla da removal. Oppure il top delle giocate, se si hanno 5 mana, è quello di rimbalzarsi Frilled Mystic e rigiocarla per counterare una spell dell'avversario. Questo è Simic Flash. Prima di vederlo in azione con dei gameplay tratti dalla mia diretta su Twitch, vi ricordo che in descrizione trovate sia il link per la decklist da esportare agilmente su Magic Arena, sia i link per i miei canali social. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti. Sul canale troverai tanti magici video sulle Magic. Siamo sulla draw. Syncopate sulla draw. Negate è un po' situazionale, però abbiamo il signor Cutthroat. La Tricksterona, doppio counter, io la kippo, questa mano la kippo. Allora, Martin Rules, sei un signor Esper, maledetto. Ora, non mi far scartare il Brightborn Cutthroat. Ecco. Turno 2, Tapferagere. Magari sbaglio. No. Non ha sbagliato il signor Marty Rilt. E mette giù un altro Taut Erasure. Va bene. Va bene, va bene. GG.
Ma di te moralmente che ne pensi? Penso che è molto figo. Penso che è molto figo. Proverei a fare Trickster, che è ambizioso, però. Non vedo altri spot in cui possiamo fare Trickster. Ok. Altro Trickster. Che gioia. E giubilio. Attacchiamo. Passano. Prego. Pesca pure. Vraska's Contempt, eh? Ah. Dai, YOLO. YOLO, abbiamo open sia Negate che Essence Scatter. Via. Non mi garbano. Ecco, qua è un brutto spot. Non il bene. Che non significa niente, non il bene, però volevo qualcos'altro. Lui sa di Frilled Mystic, Syncopate e non vede terra, neanche lui, ok. Scatter, va bene, questa è la partita in cui uccidiamo di Trickster, forse. Facciamo morire qua. Ci rischiamo. Turno 5 Bolas. Ma io direi che questa è una signora Essence Scatter. Che va lì nei denti. E paghiamo anche 2 di vita. Prego, signor Marty Rules. Ok. Mio turno, eh. Altra Trickster, ok. Va bene. Va bene, pigliati sti 2 danni nei denti. Presi con una rapidità incredibile. Mi fai una Vraska's Contempt qui e io ti dico che. Ok, l'hai fatta. UV Control letteralmente non ti fa fare niente. Contro G3 qualcosa la puoi fare con mazzi non troppo sfavoriti. Nì, in realtà a Trono che ti fa turno 3 carne è sempre sgarbato. No, Google, stai zitto. Che qua Google mi è partito. A dire il vero, il G-Tron è molto contro, è abbastanza agevole. Contro quali contro? Poi qua parlate di Modern. G-Tron è un deck di Modern, Ichnusa Lover. Un brutto e sgarbato formato. Allora, qua facciamo che gio far giocare l'opponent. Thief of Sanity, eh. Lui play around rispetto a Syncopate, like a champ. Ma io sai che ti dico, ti faccio anche la Trickster, che tanto. È lì. Che fa cosa? Lui ha 6 mana, significa che fra un po' può fare doppia spell e noi non abbiamo grandi pressioni. Quindi devo ammettere che in realtà sono un po' spaventato. Questa muore subito. Take action. Ora abbiamo un pochino più di pressione. Abbiamo un'altra Frilled Mystic. Abbiamo Essence Scatter. Per far cose. Siamo agili. Qua siamo agili. Se fa un'altra super spell. Mi toglie la Frilled Mystic, eh? Ci sta. Almeno noi abbiamo il Syncopate per togliergli qualsiasi spell lui andrà a giocare. Un bel Syncopate. Ha uno. E ha una carta in mano. Che probabilmente sarà Aoe. E noi gli ridiamo in faccia con l'Ambusher top deccato. Prego, Martyrs. L'hai fatto. Ok,
Ora, non avere counter e siamo tutti felici. Non ce l'abbiamo il counter. GG, GG. Tra l'altro sto lavorando alla prossima emote, quindi seguitemi su Instagram, vediamo se il bot fa il suo lavoro. Sì, che fa il suo lavoro, signor bot. Seguitemi su Instagram perché nei prossimi giorni vi farò vedere la nuova emote per i sub. Sempre high skill, sempre high quality, sempre, come tutto qua su questi canali. Allora, questa mano la teniamo. Ok. Blu, doppio spell, pierce. Bandito con una sola mano. Ok, Gruul, non so. Gruul, dinosauri. Questo è un problema. Questo è decisamente un problema. Non abbiamo counter. 4 mana. Cioè 3 mana più un Otepec. Commune. Allora. Quanto è greedy fare cutthroat? In realtà il cutthroat è l'unico modo che abbiamo per contestargli grossi dinosauri, quindi... Perché stavo pensando di fargli spell pierce per fargli usare il mana, però... Potrebbe attaccare con l'Otepec. Non ha dinosauri a 4 mana. Non ha dinosauri a 4 mana. Non ha dinosauri a 4 mana. Prendiamo danno. Facciamo il cutthroat. Teniamo open il sabotage. Che speriamo possa uccidere il signor Regisauro. Zio, cosa ne pensi della nuova espansione? La trovo estremamente interessante, almeno come concept. Allora, come ho detto su Instagram, io sono un grande fan di questa espansione. Allora, secondo me lui qua non attaccherà. Attacchiamo noi, va. Se ce lo uccide in qualche maniera strana, amen, GG. Well played. Comunque io sono stragasato dalla nuova espansione. Se riesco, stanotte farò uscire un nuovo video. Video. Questa ce la mangiamo con una tranquillità. Felici qua. Unsummon è interessante in realtà. Ci lascia aperto un po' di opzioni. Abbiamo Essence Scatter. Mystic, no. Noi attacchiamo. Per quello che possiamo fare è lui probabilmente ci bolterà il cutthroat. Imo. Quindi ce lo unsummoniamo. Commune. Io ci provo. Ok, se paga significa che non gioca un dinosauro ciccione. Nel mentre ci potenziamo il Brine Trout, quello. Cutthroat è davvero forte, sono davvero d'accordo. Pensi possa uscire qualcosa di sbroccato? Sicuramente uscirà qualcosa di sbroccato. Già le carte che hanno annunciato per... Ma scusami, io glielo countero. Ma a sto punto... Spell Pierce non lo utilizzeremo mai più nella partita. Io lo countero. Comunque sì, secondo me uscirà qualcosa di super sbroccato il primo set post rotazione, quindi gli conviene fare un set figo. Sbroccato o no, deve essere figo. Qua non puoi farci nulla, te l'ho counterata. Quattro danni. Reckless Rage non me l'aspettavo, devo dire. Comunque abbiamo fatto abbastanza i buchi. Qua abbiamo un 6-5. Nice. Lo dico anch'io, nice. Ora se fai Shock... Ah, ecco. Beh, qua abbiamo Cutthroat, Essence Scatter.
Comunque, più che un set sbroccato, io spero essere un set adatto per Brawl. Io sono un grande fan di Brawl. Marauding Raptor, eh? Sai che c'è? Ma si risolve anche. È questa seconda carta che non si risolve. BM. Tutti questi counter mi farebbero smadonnare. Questo è un deck sgarbatissimo, Ichnusalover. Il counter alla fine è uno per uno. Sì, il concetto è che abbiamo il value col cutthroat. Qua lui è tiltato, non gioca neanche una creaturina. No, ok. Allegra simpatia, abbiamo l'ambusher qua, che però... Ah, io mi aspetto un bolt o qualcosa che mi uccida questo cutthroat. Detto questo, abbiamo una scatter per togliergli creature moleste. E un altro cutthroat in gioco. Se tira le spelle in ordine... Ehi, qua prende 3 danni. Coraggioso One-Armed Bandit. Ok, 4 spelle. Ma questa è in dinosauri? Comunque sì, non ha giocato l'Otapec perché se lo mangia col Marauding. Allora, signor... Una braccia. Ok, nulla, nulla. E noi abbiamo la seconda foresta piena di felicità. Comunque questa è una signora carta di Magic, eh. Davvero fica. Capisco perfettamente l'avversario. Sabato ho giocato contro UV Control, gioco G-Tron, counterandomi praticamente tutta la seconda partita è finita con me che buttavo le carte dalla mano sul tavolo. E lo so, il counter non è mai tanto apprezzato. Giocare contro counter non è amata. Allora, se lui qua fa sparo, Reckless Rage, eh? Guarda. Take action. Per me puoi giocare qualsiasi dinosauro. Che tanto. Direi che è GG. A meno che non faccia cose strane. Anche G-Tron è molto sgarbato. È vero, anche G-Tron è sgarbato, eh. Signor Luigi. Qua mi entra tappata pure la vita. Questa la teniamo. E stavolta... Buttiamo giù terra. Sulla draw questa la teniamo. Abbiamo spell, pierce. Ok, altro naia. Ci sarà una nuova espansione a settembre? Sì. E sarà Throne of Eldraine. Strafica. Allora, speriamo l'opponent faccia una spell non creature. Ma perfetto. Addirittura Bant. Qua teniamo Syncopate open. Ma tu gioca tutto quello che vuoi in curva, signor Magikarp. Ok, non abbiamo più niente. Qua ci gioco Kaytra ed è GG. E il sogno è finito. No, non è Kaytra. Attenzione. Abbiamo ancora delle speranze, però è Vivien.
che comunque ci dà parecchio fastidio. Tricksterona. Ok, teniamo l'ambusher. Vorrei essere accanto a Magikarp in questo momento. Ammazza che curva. Esatto. Allora, qua cosa vuoi fare? Attaccare con elfo di Llanowar. Qua prendo i danni e non trado. Se mi fa Frilled Mystic lo posso accettare. Se mi fa Oketra siamo spacciati. Shalai. Ah, Shalai. Potremmo tradare Shalai con Nightpack. Oppure fare token. Facciamo token. Sto giocando lo stesso mazzo adesso. È figo sto deck. Ci sono un sacco di scelte complesse. Devo dire Bant midrange, non me lo vedevo da parecchio. Fai Oketra. Tu attaccami pure con Shalai. O no? Ok. Mio turno. Voglio trickstargli Shalai, così abbiamo un attacco abbastanza open. Mistica, va bene, predictable. Qua stiamo giocando sul filo del rasoio. L'importante è che lui non mi faccia la signora Oketra. Poi, se attacchiamo ora siamo fregati. Non attacchiamo. Giochi Planeswalker nel deck? No. Non gioco la Planeswalker blu, gioco Unsummon. Al posto della Planeswalker blu. Bah, perché abbiamo beccato Bant midrange con doppia Viviana. Growth Chamber diventa ingestibile. Qua lo counteriamo e preghiamo. Token ti serve. Ma il punto è che lui, con Growth Chamber, che adapta e può flashare, con tutto questo mana non lo gestiamo. Ora farà Oketra, quindi non è che... Ok, niente Oketra. Ora ci flasherà Oketra. Ok, non ci flasha nulla. O ha sbagliato. Oh, che fatica. Ok. Ci flasha tutto, scherzavo. Vigilance, ok. Lorda.
Questa è una speranza. Forse. Tra l'altro ha elfo di nano, guarda, uno diverso dall'altro. Va bene. Ora ci sarà un massacro. Però almeno abbiamo doppio Night Ambusher. Lo risolviamo. Prima che lui ce lo possa counterare. Ora ce lo flasherà. Ok. Pian piano la nostra board diventerà qualcosa. Con Viviana, il momento in cui risolvo Kaytra si è messi male. Comunque, doppio 5-5, contendiamo il Growth Chamber. Shock, questo è un bruttissimo segno. Bruttissimo segno. Bruttissimo segno. Allora, Unsummon, aiutami. Va bene. Il nostro piano è fare 10 milioni di lupi, però un po' azzardato. Almeno è finita la chain di Growth Chamber. Se vogliamo essere un po' ottimisti. Andiamo a 9. A un certo punto lui può pompare tutti con Shalai. Shalalai. Tra l'altro ha pure Shalai, quindi God Eternal la uccidiamo dopodomani, forse. Va bene, l'abbiamo fatto, signore. Risolvi tutto. Però almeno. Cioè, vabbè, almeno. Meno niente. A questo punto peschiamo. Syncopate, scatter. Continuiamo a fare lupetti. Ok, abbiamo il Sailor per bloccare Shalai a un certo punto. A me sta tutto benissimo. Più o meno. Anche perché lui me li trasforma in 6-6. Oh. GG. Si attacca con tutto e GG. Vediamo. Deck diretto, diretto da War of the Spark. Non me l'aspettavo. Attenzione che non attacca con tutti. Prendiamo. Zero zero 44 parla in lingue strane. Tedesco. Un altro ambusher, no. Vediamo, magari non attiva Shalai per qualche strano motivo. Reale me li trasforma tutti in 6-6 e i miei sono 5-5.
Voglio i lupi. Non siamo tecnicamente morti, forse. Forse. Perché facciamo doppio lupo. Poi facciamo ambusher. Facciamo ambusher, vero? Sì. You fight like a city brat. Speriamo non attacchi con tutto. Speriamo, ma... Ciao. Ciao. Risolvi tutto. Dichiara gli attaccanti. Attacca con tutto. Allora. Tu, amico mio, vai qua. Anzi. Ah, che fatica la vita. Champ blocca qua. Uccidi qua. Champ blocca qua. Cioè, uccidi qua. Uccidi questo signore qua. Uccidi questo signore qua. E uccidi questo signore qua. Quindi, di tutto questo, cosa succederà? Ci passano 3 danni. Muore, muore, muore. Muore. Champ blocca. Champ blocca. Muore, uccide. Uccide, uccide. Non ho parole. Non ho parole. Non ho parole.